vi cito sempre al principio una storia e oggi vorrei cominciare dalla storia di una delle saghe letterarie più vendute negli ultimi decenni. Ha venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo, tradotta in 80 lingue, quindi una saga letteraria di quelle che sono veramente universali, ci hanno fatto dei film. Vi sto parlando della saga di Harry Potter, 7 libri della Rowling, molto belli, molto, molto famosi, da cui poi hanno tratto i film. Harry Potter è stato tradotto, fra le 80 lingue in cui è stato tradotto in latino, e io ce l'ho, e l'ho comprato a Londra, e in greco antico addirittura, no? Queste cose bellissime. Perché vi racconto la storia di Harry Potter? Perché c'è una scena nell'ultimo libro, proprio alla fine della storia, proprio quasi la scena finale del libro, quindi del settimo libro, ma anche dei film, in cui c'è un discorso che incontreremo questa sera, parlando sempre dell'incontro con Dio. Allora vi riassumo, immagino che tutti un pochino ve la ricordiate questa storia, però ve la riassumo, è la storia di un ragazzino che ha 11 anni, è un ragazzino sfortunatissimo, bullizzato dalla famiglia degli zii presso cui abita, non ha mai conosciuto i genitori, quindi orfano, bullizzato dalla famiglia di questi zii che lo odiano, vive in un sottoscala, una cosa proprio, insomma, il ragazzino più iellato del mondo, che a 11 anni scopre di essere in realtà un mago. E non un mago qualsiasi, ma un mago fichissimo, che nel mondo dei maghi è famosissimo. E non sa perché, ovviamente, perché lui ha sempre pensato di essere uno perfettamente normale, ma insomma a 11 anni scopre di essere mago e scopre che deve andare a una scuola di magia, perché i maghi, per diventare maghi, devono frequentare questa scuola di magia. E quindi riesce a sfuggire alla sua famiglia quasi di aguzzini, di carcerieri, e comincia la sua vita da aspirante mago in questa scuola. E in questa scuola conosce altri maghi, diventa amico, si forma un trio insieme a Ron ed Hermione, due suoi carissimi amici con cui poi diventano praticamente fratelli, lui che è stato sempre figlio unico e quindi in qualche modo cercava anche degli amici, dei fratelli, no? E la saga dei romanzi segue, come un romanzo di formazione, segue la storia di questo maghetto che piano piano, andando avanti negli anni di scuola, scopre sempre di più che cosa voglia dire essere un mago, impara gli incantesimi, impara tutte le cose, ma nel frattempo scopre anche la propria storia, scopre perché lui è rimasto orfano, scopre che c'è un mago cattivissimo, il più cattivo di tutti, che lo odia e che ha provato a ucciderlo da piccolo e che, proprio provando a ucciderlo, ha ucciso i suoi genitori. Quindi che non è che i suoi sono morti in un incidente stradale, i suoi sono morti perché sono stati uccisi, e sono stati uccisi perché uno voleva uccidere lui, e che lui è sopravvissuto misteriosamente a questa uccisione, a questo tentativo di assassinio, e che proprio per questo è famoso in tutto il mondo dei maghi, perché nessuno sa come sia potuto sopravvivere. Insomma, scopre che questo mago cattivo di nuovo vuole impossessarsi del regno dei maghi e che ce la sta facendo, e scoprendo quindi la storia della sua famiglia, il perché c'era questa inimicizia fra la sua famiglia e il mondo dei maghi, decide anche lui di schierarsi contro questo mago cattivo e di combatterlo. Se non che, nell'andare avanti degli anni, quindi nel diventare anche sempre un po' più forte, un po' più consapevole, pian piano scopre che fra lui e questo mago c'è un legame molto profondo, e cioè che una parte dell'anima del mago è entrata dentro di lui, e che quindi lui ha una connessione con questo mago cattivo, e dentro di lui c'è una parte dell'anima del mago cattivo, e che quindi in realtà non si può uccidere il mago cattivo senza morire, perché il mago cattivo ha, appunto, è come se avesse messo la sua anima in diversi oggetti, gli altri oggetti li puoi distruggere, oggetti o animali, ma una parte è dentro di lui, e questa cosa è avvenuta proprio nel momento in cui il mago ha provato ad ucciderlo, quando lui era piccino. E quindi capisce che come faccio a sconfiggere il mago cattivo? In qualche modo devo morire io, che non è una bella prospettiva, no? Nessuno vuole perdere così tanto, diciamo, sì, è vero combattere il cattivo, però poi se devo morire io vuol dire proprio mi devo sacrificare.
Però scopre una cosa molto bella Harry nel suo cammino. Scopre che ciò che lo ha salvato quando lui era piccolino e questo mago tremendo ha provato a ucciderlo è stato il sacrificio di sua madre. Cioè che la sua mamma ha offerto la vita per lui, per salvarlo. E questo sacrificio di amore che la mamma ha fatto lo ha protetto dalla magia del mago. Perché l'amore che si dona, il sacrificio, è la magia più grande di tutte. E non esiste magia così potente che possa sconfiggerla. Quindi Harry scopre che lui è stato amato così tanto che i suoi genitori si sono sacrificati per proteggerlo. La mamma in particolare si è proprio offerta per salvarlo. E che questo lo ha protetto. E a un certo punto decide di fare anche lui la stessa cosa. Di andare fino in fondo e andare a farsi uccidere dal mago, perché così il mago potrà essere sconfitto, anche se non da lui, perché lui muore, no, ma da qualcun altro almeno potrà essere ucciso. E quindi c'è, spoiler, alla fine dei sette romanzi, alla fine dei film, c'è questa scena in cui lui da solo va verso la morte, va per sacrificarsi, e quindi va e ha paura, ma in questo momento gli appaiono i suoi genitori e anche tutti gli amici morti, cioè tutta questa squadra di persone che aveva cercato di combattere il mago, e gli dicono: siamo fieri di te, te che stai andando verso la morte, che ti stai andando a sacrificare, noi siamo fieri di te, bravo. La mamma gli dice: sei stato molto coraggioso, vai avanti. E Harry non gli viene in mente nulla da dire in quel momento e dice solo: farà male. E allora uno gli dice: no, no, tranquillo, sarà una cosa veloce, come addormentarsi, come cadere nel sonno. E lui poi gli dice: ma voi starete con me? E loro gli fanno: sì, saremo con te fino in fondo. No? E lui va a morire. Poi come finisce proprio non ve lo dico. Però leggetevi le 5.000 pagine della Rowling. Però mi interessa questa scena. Mi interessa questa scena perché che cosa fanno i genitori in quel momento? Gli dicono: tu stai facendo la cosa giusta. La mamma, che è quella che si è sacrificata per lui, no? Lui alla fine, lui la prende per mano, anche se lei è un fantasma, per andare verso la morte, no? Perché la stessa cosa che aveva fatto lei la sta andando a fare lui. I genitori gli dicono: quello che stai facendo è la cosa giusta da fare, stai facendo bene, ti stai sacrificando per amore, questo vale la pena fare nella vita, vale la pena amare fino in fondo. E c'è bisogno che i genitori glielo dicano, perché? Perché lui in quel momento ha paura, è solo, perché questa cosa ovviamente per proteggere gli amici la sta facendo da solo, e ha bisogno di qualcuno che lo rassicuri e che gli dica: stai andando nella giusta direzione. Ha bisogno di qualcuno che gli confermi la sua scelta. Di questo parliamo questa sera, di scelte che vengono confermate, del bisogno e della bellezza di sentire qualcuno che ci dice: stai facendo la cosa giusta, sei proprio come me, noi siamo i tuoi genitori e noi siamo fieri di te. Un po' tutti desideriamo sentirci dire queste cose, no? Ovviamente non da chiunque, perché se te lo dice uno che passa pesato, sono fiero di te, ma chi se ne frega, no? Chi te conosce? È pazzo, oppure ci sta a provare. Sì. Però se invece è una persona a cui tu vuoi bene e che stimi e che è importante, allora se ti dice sono fiero di te, è bellissimo, no? È una cosa che ti riempie il cuore, che ti fa sentire grande, che ti fa sentire importante, che ti fa sentire amato. Se una persona a cui vuoi bene, che tu stimi, cioè uno che tu ritieni superiore a te, il classico sono i genitori, appunto proprio per il ruolo della genitorialità, ti dicono siamo fieri di te, stai andando bene, stai facendo la cosa giusta, vai avanti, noi siamo con te, questo appoggio che ti danno è bellissimo, ti fa sentire sicuro, ti fa sentire accompagnato, ti fa andare avanti con slancio, con energia. Questa cosa è proprio qualcosa che tocca profondamente l'essere figlio
è l'essere genitore. Un genitore che non sa fare questo non è un genitore, anche se ha messo al mondo un figlio. Non lo è, perché questa è l'essenza dell'essere genitore. E un figlio che non sente questa cosa non è un figlio, anche se biologicamente lo è, perché questa è l'essenza dell'essere figlio. Uno dei modi di incontrare Dio è proprio l'incontro con Dio che fa questo, che ti conferma, che ti dice: sono fiero di te, tu sei mio figlio, sei proprio mio figlio, mi assomigli, stai facendo come me, come la mamma di Harry Potter, no? Sei stato molto coraggioso. E poi si prendono per mano. Incontrare Dio e sentirsi questa voce, questa attestazione che tu sei mio figlio. Pensate che questa esperienza l'ha fatta Gesù ed è stata per lui il centro, la pietra miliare dopo la quale ha cambiato vita e si è messo a fare Gesù, quello che noi sappiamo Gesù. Prima era un falegname qualsiasi di Galilea, che faceva, non aveva fatto niente nella vita di particolare. Un giorno va insieme ad altre migliaia di persone da Giovanni Battista a farsi immergere nel fiume Giordano. Nel momento in cui si immerge sente Dio che gli dice: tu sei mio figlio. Sente proprio questa cosa: tu sei la mia gioia, io sono fiero di te. E questa parola che sente da Dio gli cambia completamente la vita. Gesù farà a un certo punto lì proprio cambia direzione e si mette a fare quello che poi leggiamo nei Vangeli, che cominciano tutti con questa scena i Vangeli, e poi ci raccontano come questa esperienza che lui ha fatto al Giordano lo ha portato poi avanti fino a sacrificare la sua vita per amore. Ok, quindi è un'esperienza centrale anche nel Vangelo, proprio nella fede cristiana. Si può fare questa esperienza di Dio, di sentirsi veramente figli di Dio? Secondo Gesù, sì. E il bello è che è molto facile. È molto facile. È una delle porte della vita cristiana, è una delle porte dell'incontro con Dio, ed è appunto una beatitudine. Per cui Gesù dice: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Come al solito, queste frasi si leggono un po' dalla fine, quindi chi è felice? Di che felicità, di che incontro con Dio sta parlando Gesù? Di quell'incontro che ti riempie di beatitudine, di senso, di slancio, perché sei chiamato figlio di Dio. Come sempre, è una forma un po' arzigogolata per dire che Dio ti chiama suo figlio, cioè Dio dice: tu sei mio figlio. È una dichiarazione di Dio, no? Quindi sentirsi dire da Dio: tu sei mio figlio, sentirsi approvati, confermati, sentirsi accompagnati, sentirsi: io sono fiero di te perché tu sei proprio mio figlio. Questa è l'esperienza di cui stiamo parlando. E come si fa questa esperienza? Vi dicevo, è molto facile in realtà, secondo Gesù, perché basta essere operatori di pace. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Però operatori di pace ovviamente è una forma un po' strana, ma che cosa vuol dire? Allora, non vuol dire la prima cosa che ci viene in mente, cioè che se due stanno litigando io gli faccio fare la pace, sono operatori di pace. Non vuol dire questo. Perché pace nella Bibbia, nel mondo ebraico, è un concetto molto più ampio. È piena la Bibbia di questa parola, la pace. E che cosa vuol dire? Vuol dire la bellezza della vita, la prosperità della vita, la sicurezza della vita, la gioia di vivere. Vuol dire l'essere, il sentirsi benedetti, perché le cose che fai vanno bene. La pace, tant'è che la pace nella Bibbia è il saluto, il modo di salutarsi, no? Come noi ci diciamo:
buona giornata, ciao, buongiorno, che vuol dire chiaramente una forma stereotipata, buongiorno, buonasera, manco ci pensi, però quando tu stai dicendo a un altro buongiorno, gli stai dicendo che questo sia per te una buona giornata, una giornata bella, no? È augurale. Ecco, gli ebrei nella Bibbia, ma anche gli ebrei anche oggi, si salutano dicendo shalom, che vuol dire la pace sia con te. E che cosa auguri quando dice un altro la pace sia con te? Che sia su di te la pienezza della vita. La pace vuol dire la pienezza della vita, che la tua vita sia sicura, sia prospera, sia benedetta, sia feconda, sia piena di cose belle. Che la tua vita sia, non so, pensate, piena. Ecco, pace vuol dire tutto questo. La pienezza della vita. Allora, quando uno dice operare la pace, fare, proprio materialmente, fare la pace, vuol dire fare, creare, costruire la pienezza della vita. Di chi? Degli altri. Che vuol dire essere operatore di pace? Vuol dire che tu fai sì che la vita dell'altro sia sicura, bella, piena, prospera, degna. No? Cioè che tu fai bella la vita degli altri, in qualche modo che tu renda vivibile la vita degli altri, autentica. Cioè tutto ciò che aiuta l'altro a vivere, promuove la vita dell'altro, questo è operare la pace. Quindi, più che la risoluzione dei conflitti, fa riferimento a quello che noi chiameremmo la promozione dell'uomo, dello sviluppo dell'uomo, della persona. Ogni forma di aiutare l'altro a vivere bene, meglio, questo è operare la pace. Quindi è quello che noi chiameremmo il servire l'altro, con termine cristiano, no? Non il servire nel senso che sei il servo, ma il servire, cioè che servi, aiuti l'altro a vivere. C'è un problema, che nella Bibbia l'operatore di pace è uno solo, e cioè è Dio. Senza dubbio è Dio l'operatore di pace. Dio o il Messia, colui che Dio manda, il suo inviato, è colui che opera la pace, colui che porta la pace, tant'è che la Bibbia lo chiama in diversi passi il principe della pace, colui che arriva e rende bella la vita di tutti. La Bibbia è piena di immagini, alla fine quando arriva il Messia, bellissimo, cioè tutto si mangia, cioè beve, tutta una festa, no? Cioè tutte le immagini della bellezza della vita, della pienezza della vita. Di solito l'immagine che si usa nella Bibbia è la festa del matrimonio, perché le feste del matrimonio sono quelle in cui spendi più soldi per fare le cose belle, no? Tutto deve essere bello. Non so se avete qualche amico, qualche amica soprattutto che si sposa, sapete che è stata là a dire allora la bomboniera la facciamo così, il fiore a tavola deve essere del colore che richiama le tende che ci stanno nella cosa, che tu gli dici ma tanto nessuno se ne accorgerà del colore del fiore, invece lei dice no, sì, è fondamentale, se il fiore non è di quel colore mi ammazzo, no? Cioè quando la sposa entra nel trip organizzativo. Ma perché? Perché la festa di matrimonio è un po' da sempre, in tutte le culture, è la festa più bella, no? Più in cui si celebra la vita, si celebra l'alleanza fra due persone, si celebra anche la vita che prosegue, no? E quindi per questo la Bibbia dice la pace è quella pace che porta a Dio, quella pienezza della vita che porta a Dio, è come una festa di matrimonio, è il banchetto, tant'è che si dice è il banchetto celeste, cioè è proprio il paradiso, la festa trionfale. Allora, chi è che fa la pace nella Bibbia? È Dio che fa la pace, è il Messia colui che fa la pace, l'operatore di pace. Ma allora che dice Gesù quando Gesù dice beati gli operatori di pace? E implicitamente sta dicendo ai suoi discepoli voi potete essere operatori di pace? In realtà sta dicendo voi potete essere dei Messia, potete essere come Dio se fate questa cosa. Questa cosa Gesù la dice
diverse volte. Vi leggo un pezzettino del Vangelo che è proprio subito dopo le beatitudini, cioè l'ultima beatitudine, beati perseguitati perché di essi il regno dei cieli. Gesù continua subito dopo dicendo ai discepoli: voi siete il sale della terra. Però se il sale perde sapore non serve a niente. Voi siete la luce del mondo. Se la luce la nascondiamo sotto un mobiletto non serve a niente. Il sale lo mettiamo per dare sapore, la luce la mettiamo in alto perché ci faccia vedere. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Queste due immagini sono due immagini, se ci pensate, di servizio, perché il sale serve a dare sapore. Nell'antichità serviva anche a conservare i cibi perché non si corrompessero, perché non c'era il frigorifero, si mettevano sotto sale, no? Quindi il sale ha una funzione, serve a dare sapore e a conservare i cibi. La luce serve a far vedere, cioè non sono simboli che hanno senso in se stessi, no? Sono verso gli altri, verso fuori. Se tu sei il sale della terra, funzioni se dai sapore, se servi a dare sapore. E conclude così Gesù dicendo: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Cioè Gesù dice: se voi vivrete così, se vivrete le beatitudini, sarete il sale della terra e la luce del mondo, cioè la vostra vita servirà a dare sapore alla vita degli altri e a illuminare la vita degli altri, e allora tutti vedranno che siete figli di Dio. Tutti daranno gloria al Padre vostro perché si vedrà in voi che siete come Dio, perché Dio è così. Dio è colui che opera la pace, è colui che benedice, è colui che dà la vita e che rende bella la vita. E se tu fai la stessa cosa, se tu spendi la tua vita per rendere bella la vita degli altri, allora sei come Dio, sei figlio di Dio, gli assomigli. Per questo Dio ti dice: tu sei mio figlio. Sei proprio come me, facciamo le stesse cose. Sono due immagini queste qui, del sale e della luce, che non sono solo immagini di servizio, ma se ci pensate sono anche immagini di dono di sé. Perché il sale, per dare sapore, si deve sciogliere. Quindi in qualche modo si perde, non c'è più il sale, però c'è il sapore. La luce, non vi immaginate la luce elettrica, immaginatevi la candela, no? La candela per illuminare pian piano si consuma e poi finisce. Allora sono due immagini di un servizio che ti consuma. Questo è essere come Dio. Quando tu consumi te stesso per rendere bella, per dare pace all'altro, cioè per rendere piena la vita dell'altro, per renderla appunto sicura, per custodirla, per sorreggerla, per promuoverla, per aiutarla, per incoraggiarla, per tutto quello che ti pare, tutte le cose che pensi che possano rendere bella la vita degli altri, stai agendo come Dio, anche se non lo sai. E in questo spendere te stesso per l'altro, lì incontri Dio che ti conferma e ti dice: tu sei mio figlio. E questo sentirsi figlio di Dio in questo modo è, secondo Gesù, una delle forme dell'incontrare Dio e una delle forme della beatitudine, della felicità. Come si fa il servizio degli altri? Non è che c'è un modo, no? Non è che c'è una regola, perché uno pensa: che cos'è che rende bella la mia vita? Voi pensate, se voi provate a mettere insieme tutto ciò che vi aiuta nella vita, vedrete che ci sono tantissime cose, tantissime dimensioni, perché c'è certamente una dimensione pratica, materiale, concreta, economica potremmo dire, no? Cioè, senza soldi, senza casa, senza un alloggio, senza vestiti, senza cibo, non si può vivere. Ma non solo c'è una dimensione pratica, c'è una dimensione di sicurezza. Pensate oggi a quelli che stanno in Ucraina, no? La vita insicura è una vita invivibile, è una vita tremenda. La sicurezza, la pace,
è fondamentale perché la vita sia una vita bella, buona, vivibile. Ma non solo, ma le relazioni, no? Che cos'è che rende bella la tua vita? Le tue relazioni, perché se sei solo come un cane, puoi anche essere il più figo del mondo, ricco, sfondato e così, ma sei solo come un cane. Non c'è niente di carino nella tua vita. Sei un poveraccio. No? Perché una vita senza relazioni è una vita da poveracci. No, allora sono anche le relazioni che rendono bella la vita. Ma non solo, ma poi c'è tutta la nostra vita interiore, no? E allora che cos'è che mi aiuta a vivere? Appunto tutto ciò che è, che ne so, l'essere voluto bene, l'essere aiutato, l'essere accolto, l'essere incoraggiato, l'essere, non lo so, promosso e che la gente, che ne so, mi hanno pagato gli studi, ho studiato in un'università privata, bellissima, famosissima, perché qualcuno mi ha pagato gli studi, perché sono stati i miei genitori o qualcun altro, ma se non mi avessero pagato non avrei potuto fare. Se non mi avessero dato quella possibilità non avrei questa cosa, no? Cioè, promuovere la vita dell'altro, il servizio all'altro, è tantissime cose. Di quale sta parlando Gesù? Di tutte queste cose. A condizione che ci sia il dono di sé. Perché io ti posso anche dare 50.000 euro per andare a studiare a Oxford, ok? Ma questa cosa potrebbe essere una cosa che non in nessun modo c'entra col fatto che io ti voglio bene o che ti sto o mi sto donando a te. È così, che figurati, non mi costa niente, sì, te li do, magari te li do per toglierti di mezzo perché non ti voglio vedere. No, non è questo, non è solo la pura praticità del servizio, è proprio il fatto di spendere se stessi per gli altri. È questa l'operatore di pace che incontra Dio, no? Perché così è Dio. Bene, c'è un'altra forma particolare di operare la pace, cioè di promuovere la vita degli altri, che è legata molto proprio al Vangelo. Se tu hai incontrato Gesù, hai incontrato la parola di Gesù, sai che quell'incontro ha reso la tua vita molto più bella, l'ha resa più vivibile. Da cosa si vede che una persona ha incontrato il Signore? È che la sua vita è cambiata. Che in qualche modo può dire: prima di incontrare il Signore era così e poi è diventata così. Cioè che il fatto di dire ho incontrato Dio, ho incontrato Gesù, vuol dire ho fatto un'esperienza che ha cambiato la mia vita. Se non cambia niente, in meglio, non è un'esperienza di Dio. Quindi del servire l'altro, dell'operare la vita dell'altro, la pace dell'altro, fa parte anche l'aiutarlo a incontrare il Signore. Anche quello. Quindi anche, per esempio, in qualche modo dire una parola di fede o aiutare a far fare un'esperienza di fede, anche quello è essere operatore di pace, nel senso che stai aiutando l'altro, gli stai dando all'altro un'occasione di vita bella. Bene, questa cosa che a noi sembra tanto, diciamo, per certi versi tanto ovvia, perché siamo abituati, beh certo il cristianesimo è chiaro che è questo, in realtà non è ovvia per niente e ce ne accorgiamo proprio leggendo i Vangeli, perché i primi discepoli di Gesù e anche quelli proprio, il top dei discepoli di Gesù, cioè gli apostoli, questa cosa non l'avevano per niente capita. C'è una scena molto carina nel Vangelo, insomma, nei tre Vangeli sinottici, è raccontata che ci sono due discepoli che mentre stanno andando verso Gerusalemme e stanno andando, vi ricordate che Gesù a un certo punto dice andiamo a Gerusalemme io morirò e risorgerò, mi prenderanno, mi tortureranno, mi scherniranno, mi faranno di tutto, cioè proprio sarà un fallimento totale, mi ammazzeranno, no? Ecco, Gesù lo dice varie volte, ma i discepoli non lo capiscono mai. Ogni volta che Gesù lo dice, loro chiudono l'audio e non ascoltano, perché loro invece, nella loro mente, sono convinti che stanno andando verso Gerusalemme ad avere un grande trionfo.
C'è questa scena un po' buffa nei Vangeli, per cui c'è questo cammino verso Gerusalemme in cui Gesù è sempre più angosciato perché sa che sta andando a morire. E questi sono sempre più contenti perché pensano che stanno andando a trionfare. E a un certo punto, fra i vari dialoghi che fanno lungo il cammino, c'è questa scena molto carina, ve la racconto secondo la versione di Matteo. Gli si avvicina una signora che fa parte del codazzo, che è la mamma di due discepoli. E questa signora, che è la mamma di Giacomo e di Giovanni, si avvicina e gli dice: ti devo chiedere una cosa, Gesù, Signore, Maestro. E Gesù gli dice: che cosa mi vuoi chiedere? E lei gli fa: ti chiedo che quando arriveremo a Gerusalemme ci sarà il trionfo cosmico, proprio tu sarai il Messia riconosciuto, regneremo, ci sarà la restaurazione del regno di Israele, i miei figli siano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, cioè che abbiano i posti più importanti, no? Che siano i tuoi dignitari, che siano i ministri più importanti, cioè sta facendo una raccomandazione praticamente, ti prego che adesso che trionferemo, ti prego, questi figli sono pezze core, ogni scarafone è bella mamma sua, ti prego, dagli questi posti così. Ora, è surreale questa cosa, perché Gesù sta andando a morire, cioè si stanno andando tutti a schiantare. E infatti noi che poi leggiamo il seguito del Vangelo lo sappiamo, ma loro non l'avevano capito. Quindi Gesù gli dice: voi non sapete quello che chiedete. Perché poi in realtà chi è che starà alla destra e alla sinistra di Gesù a Gerusalemme? Quando Gesù viene crocifisso, vengono crocifissi altri due, i due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, no? I famosi ladroni. Quindi Gesù gli dice: voi non sapete che cosa state chiedendo, perché non è così. Non stiamo andando a fare quello che pensate voi, a vincere, a trionfare. Stiamo andando a perdere. Anche se poi Dio mi risusciterà, Dio ci ridarà la vita, ma perdiamo. Quindi, e allora Gesù gli dice: voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice che io sto per bere? Che tu dici: ma che c'entra il calice? Perché era un'immagine, per bere un calice voleva dire come una ciò che mi accettare ciò che mi capita, la sorte che il destino mi ha dato, no? Quindi bere il calice, se io dico bevi anche tu il mio calice, vuol dire condividi la mia sorte. Quindi Gesù gli dice: voi potete condividere la mia sorte? E questi, che ovviamente pensano del trionfo, dicono: certo, lo possiamo. E allora Gesù gli dice: anche voi effettivamente condividerete la mia sorte, il mio calice lo berrete, perché loro pure saranno spaventati, perseguitati, rischieranno la vita. Però stare alla mia destra e alla mia sinistra, questo lo decide Dio, chi sta alla mia destra e alla mia sinistra. Comunque la cosa carina è che dopo questa scenetta familiare, la mamma che li raccomanda, i due discepoli, così, gli altri 10 che cosa fanno? Gli altri 10, invece di dire: guarda sti due poracci, cioè proprio non hanno capito niente, gli altri 10 si arrabbiano da morire. Perché si arrabbiano? Perché dicono: questi ci vogliono fregare il posto, no? No, non de questa, capito, la classica raccomandazione all'italiana, proprio la mamma c'è andata, questo è proprio uno scandalo, no? Perché si arrabbiano tutti? Perché in realtà tutti vogliono essere i primi, tutti vogliono nel trionfo di Gerusalemme essere i dignitari, no? E che siete mo perché a voi vi è venuta in mente per primi l'idea di chiedere, perché vostra mamma è andata a raccomandarvi? No, si arrabbiano da morire. Perché in fondo hanno la stessa cosa nel cuore, anche loro vogliono questo. E allora Gesù li piglia tutti in disparte, come diverse volte fa nel Vangelo, e disse: voi sapete che nel mondo chi comanda domina, chi è capo esercita il suo potere, addirittura opprime gli altri, ma tra di voi non è così, anzi chi vuole essere grande deve essere il servo di tutti, chi vuole essere il primo deve essere lo schiavo. Vedete, gli ribalta il discorso, dice: vuoi essere grande? La grandezza non è appunto essere il dignitario, essere ricco, essere potente, che tu alzi il sopracciglio e tutti si spaventano, che tu dici una parola e tutti quanti si inchinano davanti a te, no? Non è questa grandezza che a tutti quanti ci piace, a tutti, no? Ma è il fatto di essere importanti, che gli altri ti stanno a sentire, che gli altri fanno caso a quello che dici, tutti quanti ci piace questa cosa, no? Ma dice: la vera grandezza è essere un servo. Perché?
perché come il figlio dell'uomo, cioè come me, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Cioè Gesù dice, il senso della mia missione, quello che io faccio è servire, ciò che io faccio è perché gli altri abbiano vita, non per guadagnarci io. Il mio vivere è a dare, non è per prendere, a dare tutto perché gli altri abbiano la vita, addirittura a dare la mia vita fino ad arrivare a sacrificarmi. Così, questa è la grandezza, questa è l'unica vera grandezza, è la grandezza dell'amore, la grandezza di chi si dona, appunto della luce che si consuma per illuminare, del sale che si scioglie per salare. I discepoli lo capiranno? No, non lo capiranno, anzi andranno avanti con questi equivoci fino a Gerusalemme. Lo capiranno dopo, quando il Signore Gesù donerà loro, risorto dai morti, donerà loro una vita nuova, lo Spirito Santo. Allora sì, la loro vita effettivamente cambierà e anche loro riusciranno a entrare in questa logica diversa, nella logica del servire e del servire fino in fondo. Tant'è che alla fine questo gruppetto di persone che erano un po' raccogliticce, alla fine invece diventeranno tutte persone che andranno per il mondo ad annunciare il Vangelo e tutti quanti daranno la loro vita, perché quasi tutti quanti praticamente muoiono martiri, no? Cioè, tutti alla fine arriveranno fino in fondo, ma ce ne manca di tempo. Bene, allora, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Tu puoi operare la pace intorno a te? Beh, in un certo senso potrebbe essere l'augurio più bello che potremmo farci noi cristiani, che tu possa essere operatore di pace, cioè che la tua vita e il tuo spendere il tempo della tua vita renda bella la vita degli altri. In fondo, quando noi pensiamo all'immagine, no, del il giudizio universale, come quando diciamo, quando poi Dio ci giudicherà, come si pesa una vita? Come si misura una vita? Questo è il criterio fondamentale. Quanto hai amato? Quanto la tua vita ha reso bella la vita degli altri? Quanto ti sei speso per gli altri? Quanto gli altri possono dire, meno male che ho incontrato Francesca. Pensa, alla mia vita senza Francesca sarebbe stata triste, no? Sarebbe stata più grigia. Quel giorno nessuno mi avrebbe detto quella parola che invece mi ha aiutato tanto. Quel giorno nessuno mi avrebbe aiutato, nessuno mi avrebbe accompagnato quando stavo andando a fare quella visita medica che me la stavo facendo sotto, no? Penso sarebbe bello che qualcuno dicesse, veramente incontrarti ha fatto la differenza. Dio fa questo. Dio non solo è un operatore di pace, cioè uno che ci riempie di regali, ma è uno che crea operatori di pace, cioè ti mette nel cuore il desiderio di vivere così, di dare la tua vita perché la vita degli altri, perché gli altri abbiano vita, perché la vita degli altri sia bella, cioè di difendere gli altri, di aiutare gli altri, di lottare per gli altri, perché la vita dell'altro sia bella, a volte anche contro l'altro stesso che se la sta distruggendo, no? Cioè è proprio essere come Dio questo, ed è qualcosa che il Signore non solo ci chiama a fare, ma anche ci aiuta a fare, ci mette nel cuore il desiderio di farlo e poi ci accompagna nel farlo. Dunque, possiamo pensare a tutti quelli che hanno operato la nostra pace, cioè tutti quelli che a noi ci hanno aiutati e ci hanno serviti. L'immagine dei genitori è quella più forte, chiaramente, nella Bibbia, per questo si usa, siamo figli di Dio. Non è detto che i genitori siano così, non è per niente detto. Potrebbe essere di no. No? Per cui quando diciamo Dio è padre e quando diciamo il padre e la madre, cioè, stiamo parlando in qualche modo di una genitorialità ideale, come dovrebbe essere, come
il Signore ci rivela. Poi non è detto che veramente sia così, no? Magari tuo padre è stato tremendo, tua madre è stata una iena, e tu dici, ma insomma, l'immagine della, capito, dei miei genitori non è quella che funziona meglio. Può essere, però sicuramente c'è un sacco di gente invece nella vita che è stata proprio brava con te, che t'ha aiutato, che t'ha servito, cioè che ha speso il suo tempo per te. Anche in modo semplice, magari ha speso un'ora del suo tempo in un momento in cui tu eri tutto incartato, che non sapevi che fare, che dire, ed è stato con te, ti ha ascoltato e ti ha parlato. Cioè provate a pensare a tutte le cose belle che le persone hanno fatto per voi, per aumentare la vostra vita. Tanti sicuramente sono stati operatori di pace verso di voi, e probabilmente, immagino, anche voi siete stati verso gli altri, no? Ecco, questo è la beatitudine, questa è la promessa che il Signore ci fa. Se spendi la tua vita per servire gli altri, incontrerai il Signore che ti dice: sei proprio mio figlio, sono fiero di te, continua così. Su questo preghiamo adesso, chiedendo al Signore di sentire nel cuore queste parole, perché quando senti nel cuore queste parole, come vi dicevo Gesù nel Giordano, veramente la vita cambia, veramente cambia. Allora proviamo a pensare nella preghiera a tutte le persone che ci hanno amato così, che ci hanno servito così. Magari scegliamo una cosa, un momento, no? In cui diciamo davanti a Dio: effettivamente quella persona si è spesa per me, si è proprio speso per me. Magari lo scriviamo: questa persona si è spesa per me, mi ha amato veramente. E poi provate a pensare a qualcuno per cui voi lo avete fatto. Io mi sono speso per questa persona, per questa... Provate a pensare per chi vi siete spesi. E chiedete a Dio nella preghiera di sentire queste parole che Gesù ha sentito: tu sei il mio figlio l'amato, tu sei la mia gioia. Quando guardo te non capisco più niente, sei ciò che rende bella la mia vita.